sono dei, come dire, delle cose appetibili all'esterno, se qualcuno le chiede, se qualcuno trova chi ne dà, e questo funziona così. Spionaggio industriale, segreti venduti ad aziende concorrenti, un danno da circa 800.000 euro e 3 dirigenti sospesi dall'attività e denunciati ai carabinieri e alla procura di Arezzo. È una vera e propria bomba quella scoppiata in casa Aboca, leader mondiale nel settore delle piante officinali con sedi in Valtiberina ma con stabilimenti in tutto il centro Italia e all'estero. L'aspetto che dispiace, l'aspetto emotivo che magari fa soffrire, così, dopo per quanto riguarda i danni economici sono largamente compensati dal vedere che c'è un'azienda che funziona, ecco, perché l'azienda che reagisce, l'azienda che sta bene di salute, sicché i danni ci sono, ma sono niente in confronto a quello di capire che è un'azienda che ha il futuro, ecco. L'accusa per i tre insospettabili dirigenti da anni a lavoro per l'azienda di truffa e spionaggio industriale avrebbero infatti svelato ad aziende concorrenti formule segrete ma anche lucrato sulla compravendita di macchinari utilizzati in agricoltura. Ma c'è chi ha rubato, c'è chi ha venduto materiale segreto, diciamo così. L'azienda intanto ha annunciato l'intenzione di intentare una causa sia in sede penale che in sede civile per ottenere il risarcimento delle perdite subite.